Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui per questa importantissima firma, insieme a Monsieur Coccia, che nella veste di presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, dico bene, e per dare continuità a un'azione molto importante che abbiamo preso quest'anno in epoca Covid, no? Come sostegno agli oratori per la loro attività, e segnando insomma, questa esperienza come un'esperienza importante su scala nazionale. E la volontà attraverso questo accordo di fare sì che questa opportunità non sia solo per un singolo anno, ma possa continuare nel tempo, cioè possa avere una continuità negli anni successivi. E già a bilancio sono state stanziate risorse per poter continuare questo sostegno, convinti insomma di fare una cosa buona. Io che ho avuto nella mia vita precedente anche l'opportunità come amministratore di una città di confrontarmi con le attività che venivano fatte dagli oratori, devo dire che oltre alla valenza chiara che ha nel contesto insomma, della Chiesa Cattolica, e sono punti di riferimento di carattere più ampio. Mi ricordo molto bene l'accoglienza fatta nei confronti di tutti, questo era il fatto straordinario. Quindi questa apertura, questa disponibilità nel rendere questi luoghi, luoghi di incontro, di servizio, di crescita educativa da parte delle persone che ne facevano riferimento. Quindi è una firma non solo convinta sotto profilo, diciamo, amministrativo di chi interviene sostenendo un'attività, ma chi ha potuto vedere proprio sul posto quello che veniva realizzato in termini di valore, di qualità, di impegno, con, tra parentesi, mi ricordo tanti giovani volontari che si mettevano in gioco dentro questi progetti educativi di grande valore. Quindi è, dicevo, una firma che ha esprime la volontà di poter dare continuità a un sostegno che garantisce nel territorio regionale una presenza, che sostiene nel territorio regionale una presenza di grandissimo valore. Bene, anch'io mi unisco a quanto il Presidente ha detto e confermo in pieno tutto ciò che è stato rivelato e rilevato anche. Certo è che la Chiesa Marchigiana sul territorio delle Marche esprime una presenza corposa a livello di parrocchie, di associazioni, di scuole e altro ancora, ma una presenza altrettanto corposa la esprime attraverso gli oratori, che hanno una valenza e una funzione socio-educativa, è quello che a noi interessa. Anche in questa situazione di frangente particolare come il coronavirus, grazie all'amministrazione regionale, siamo riusciti a far ripartire 190 oratori, che non è un numero di poco conto. Nell'insieme ne abbiamo quasi 300 nelle Marche. 190 li abbiamo fatti ripartire, grazie a un finanziamento straordinario dell'amministrazione regionale. Quindi io ringrazio il Presidente, ringrazio l'Assessore, bravi che molto ha lavorato in questa direzione. E per di più, come già ha detto il Presidente, questo inizio di firma del protocollo tende a dare continuità per far sì che questa funzione socio-educativa possa avere nel tempo la sua rigatuta sull'intero territorio regionale. Non ci nascondiamo che difficoltà ce l'abbiamo, però abbiamo anche un patrimonio educativo, noi come Chiesa delle Marche, di notevole spessore, e lo mettiamo a servizio di tutti, di ogni cittadino, come ha detto anche il Presidente. Non abbiamo preclusioni di carattere culturale, di carattere religioso, altro ancora. Siamo aperti a tutti, pur di avere nella persona il punto di riferimento fondamentale. Non lo devo dire io, ma la questione educativa oggi è la questione primaria per l'Italia. Quindi se ripartiamo da qui, probabilmente stiamo facendo un investimento di notevole importanza e molto centrato e molto opportuno. Voglio anche aggiungere un ringraziamento da parte non solo dei vescovi, ma da parte di tutte quelle famiglie che usufruiscono di questa possibilità, da parte anche di quegli educatori, i quali fanno un servizio, ma anche hanno possibilità di un cammino formativo che li arricchisce. E poi da parte degli stessi usufruitori che sono i ragazzi. Noi a Pesaro
ma non solo a Pesaro, abbiamo anche questa bella realtà di poter incontrare questi ragazzi in tanti momenti dell'anno e anche attraverso gli oratori sempre durante l'anno, ma in particolar modo nel periodo estivo. E vediamo anche come questi ragazzi siano reattivi a tanti stimoli e facciano tesoro di un processo educativo che li vede protagonisti e li vede soggetti impegnati. Quindi noi ringraziamo come Episcopato, ma anche a nome delle famiglie, dei ragazzi e degli educatori. Abbiamo un bel patrimonio nelle Marche che va sempre più valorizzato e sempre più sostenuto. Perciò la firma del protocollo di oggi ci dà continuità con lo sguardo rivolto al passato. Ringrazio ancora una volta il Presidente, l'Assessorato, tutti i funzionari, perché abbiamo avuto un percorso condiviso fatto di tanta collaborazione e fatta anche di tanta previsione in merito al futuro. Bene. Vogliamo siglare e poi magari lascerei anche per proprio descrivere in maniera più compiuta all'Assessore. Sigliamo tutte le pagine, firma finale? Bene, sì. Ma io posso solo aggiungere alcune cose un po' tecniche, anche qualcuna di, come posso dire, di valore. Intanto ringrazio l'Eccellenza Reverendissima Monsignor Coccia, perché diciamo che abbiamo vissuto insieme questa cosa, come portarla avanti. Io credo che sia un esempio di una sana laicità. Penso che è una società la nostra che ha bisogno di relazione e ha bisogno di trovare quei luoghi di aggregazione che siano ricreativi, quindi non estremamente criptici, ecco, che siano ricreativi e al contempo diano alla persona la dimensione della relazione. È una questione di equilibrio. E quindi quello che mi ha fatto più contente è vedere la rinascita degli oratori insieme ai centri estivi, proprio come segno che la Giunta ha voluto dare delle riaperture, dei riavvii, mettendoli tutti sullo stesso livello. Credo che sia importante anche perché noi, insomma, in mente, nella prima modernità sono nati gli oratori. Sono nati con San Filippo Neri, che nella giacca si teneva i nomi dei suoi amici. Questa cosa mi ha sempre colpito quando studiavo, perché quello che nasce nell'oratorio è una relazione destinata a continuare. Poi Don Bosco, che è stato un punto di riferimento per questo mio lavoro di 5 anni insieme a Don Milani, perché credo che abbiano intuito tutto quello che noi chiamiamo alternanza scuola-lavoro, tutto quello che noi chiamiamo laboratori operativi. C'era un'intelligenza di unità che noi non abbiamo più e stiamo correndo all'impazzata per ritrovarla. Fino all'ultimo Don Orione, che era l'allievo di Don Bosco, che per me è importantissimo se penso all'eccellenza che rappresenta il Don Orione nelle Marche insieme agli artigianelli di Fermo, su una sorta di oratorio che è diventata scuola e che è diventata formazione. Dobbiamo guardarla così, non è un intrattenimento, ma è un'apertura che può aiutare l'equilibrio anche molto vulnerabile del bambino di oggi, dell'adolescente di oggi, e può sostenere la famiglia. Io ricordo che Viventi,
con la legge 31 del 2008, diceva sempre quello l'ho voluta io, quello l'ho voluta io, proprio anche contento di questo tipo di appartenenza, che non deve essere più né di settore né di appartenenza politica, perché credo che questo quello che questa giunta ha dimostrato riguardo alla scuola, riguardo agli oratori, riguardo ai nidi, e che ci sono code ideologiche che non rendono ragione di una presenza che è fatta dagli oratori, che è fatta dalle paritarie, che è fatta dal privato nell'azienda. Ecco, forse l'insegnamento che lasciamo anche chi verrà dopo di noi è una forma di coesione meno ideologica e più razionale e più intelligente, questo mi sento di dirlo. Da ultimo, puntiamo eccellenza sulla formazione degli operatori, sulle attività educative e ricreative, sul recupero dei soggetti fragili. E questo è molto importante, anche perché si potrebbe fare un matching con la scuola, che ha messo tantissimo per la dispersione scolastica, ma non sempre ha un metodo che riesce poi a usare bene queste risorse. Poi sappiamo che l'investimento pro Covid è stato proprio notevole per far capire questa riapertura, e adesso nel protocollo cercheremo, non so se Santarelli vuole aggiungere, di prevedere delle risorse specifiche che voi, secondo me, potete usare per le vostre necessità, vedere voi come usarle bene. Per noi il punto di riferimento è lei e le varie diocesi. Se le varie diocesi si mettessero in rete non sarebbe male, perché io vedo nel mio territorio che i sacerdoti, come i politici, come i maestri, come i genitori, sono molto soli. Ognuno ha la sua parrocchia e fanno fatica, no? Ecco, metterli insieme e fare qualcosa di territorio, anche questo per me è un sogno. Punto di vista. Bene, vuoi dire sui contributi economici? Credo. Così, se no dopo se li chiedono, quindi. Dunque, noi abbiamo, come è stato detto, distribuito con i fondi Covid, peraltro è stata la prima azione che abbiamo finanziato, quindi sono già nelle disponibilità da un po' di tempo delle singole diocesi marchigiane. Abbiamo trasferito gli 800.000 euro alle 13 diocesi marchigiane che ci hanno presentato un progetto con l'elencazione di tutti gli oratori da sottoporre a finanziamento. Per cui noi adesso abbiamo trasferito i fondi, successivamente avremo anche un incontro per verificare, no, come sta andando avanti la gestione di questi fondi per i 190 oratori che costituiscono il finanziamento sostanziale importante per il 2020. Però per il 2020 abbiamo a disposizione sul bilancio ordinario 144.000 euro, a cui aggiungere 300.000 euro del 21 e i 150.000 euro del 2022. Su questo, approvato questo protocollo, ci troveremo subito con la conferenza episcopale sul formatore giuridico per fare una delibera di impegno complessivo di questi tre fondi, che sono per un totale di 593.000 euro, per valutare insieme come gestire in termini di priorità questi finanziamenti che sono già disponibili, quindi già assolutamente impegnabili da subito. Benissimo, grazie. Grazie, buongiorno. Aggiungo solo questo rispetto a quello che è stato già ampiamente detto, cioè che con la riapertura, come diceva Sua Eccellenza, di 190 oratori dopo l'emergenza Covid, la Chiesa ha dato un messaggio forte, cioè la Chiesa ha detto non chiude, i ragazzi non sono abbandonati a se stessi, le famiglie sono aiutate, come diceva anche prima l'Arcivescovo. Ovviamente l'oratorio è stato ripensato, l'oratorio dopo l'emergenza Covid non è più l'oratorio di una volta, purtroppo, in cui potevamo fare anche degli assembramenti con le persone. Quindi anche venendo incontro a quello che diceva l'assessore, l'idea di oggi dell'oratorio è l'oratorio arcipelago, cioè piccole isole, piccoli gruppi che sono vicini tra loro, di ragazzi, per evitare gli assembramenti, che però lavorano in rete, e su questo abbiamo lavorato tantissimo. Io penso che siamo innovativi anche a livello nazionale con questo protocollo d'intesa, a venire, già l'ha detto domenica scorsa in un articolo in cui facevo un censimento, diciamo, di tutti i finanziamenti che ci sono a livello nazionale sugli oratori, e noi siamo avanti, diciamo, in questo senso, che ci siamo strutturati sia a livello ecclesiale che a livello civile,
in questa maniera: il mondo ecclesiale tramite le diocesi, le 13 diocesi marchigiane, più la diocesi di San Marino, perché a parte del territorio anche nella regione Marche, alcuni comuni della diocesi di Rimini, che ugualmente sono stati inseriti in questo protocollo d'intesa, perché come sapete ovviamente i confini civili con quelli religiosi non coincidono. Abbiamo anche Cantiano, per esempio, della diocesi di Gubbio, che abbiamo inserito con il vescovo, ecco. Quindi abbiamo fatto un lavoro enorme. A livello diocesano è stato nominato un referente diocesano degli oratori che coordina tutte le attività delle parrocchie e diciamo anche delle altre realtà, gruppi, movimenti, associazioni, CSI, ASPI, cioè tutti salesiani, tutto il mondo, diciamo, degli enti, anche di terzo settore, che collaborano insieme al mondo ecclesiale per la valorizzazione, diciamo, degli oratori, e soprattutto per garantire una formazione di vita, perché di questo si parla negli oratori: si formano i ragazzi alla vita. E questa opportunità, anche e soprattutto grazie al sostegno della Regione Marche, un importante sostegno, io non ho visto questa cifra ripetersi in altre regioni, veramente una cifra significativa, abbiamo potuto dare un'opportunità ai giovani e alle famiglie, come diceva prima anche Sua Eccellenza. Ovviamente stiamo ripensando l'oratorio anche come spazio, perché non sono più solamente gli spazi messi a disposizione prima delle canoniche, dei locali parrocchiali, perché a volte sono magari stretti per permettere questa attività dei giovani. Quindi abbiamo anche la collaborazione con le scuole, con le biblioteche, quindi anche con il mondo civile. Ecco, questo è molto, molto, i parchi pubblici, con tante altre realtà e istituzioni. Ovviamente la formazione per noi è stata un elemento essenziale, e grazie a questi fondi regionali abbiamo potuto garantire a tutti gli operatori, responsabili di oratorio e ai giovani animatori, educatori, di essere formati sui temi della sanità, perché ovviamente devono fare dei triage di accoglienza per i giovani, sui temi della privacy, perché ovviamente tutto il discorso legato alla temperatura che devono ogni giorno rilevare per questi ragazzi, per evitare ovviamente il contagio, è stata un'esperienza, diciamo, significativa, che c'era bisogno anche per i locali stessi di igienizzarli, sanificarli per poter riaprire. Quindi, diciamo, è stato un miracolo, non lo so, però è stato comunque un evento molto importante. 190 oratori riaprono, e con questo protocollo d'intesa gettiamo le basi per il futuro, come si diceva prima, perché noi stiamo anche pensando ad un'alta formazione con le nostre istituzioni accademiche religiose, per poter dare sempre di più e meglio ai nostri giovani, per il futuro di loro e delle loro famiglie. E quindi immaginiamo, diciamo, una formazione, un'alta formazione. Prima si accennava, diciamo, a possibili borse studio, borse lavoro, anche con questi fondi programmati per i prossimi anni, e quindi stiamo gettando le basi effettivamente per costruire il futuro anche per il mondo dei giovani. Grazie. Molto bene. Io direi di lasciare adesso ai giornalisti che hanno domande. Per ora non ci sono domande. Aspettiamo un attimo. Quanto era, 15 minuti? 20 secondi. Sì, è stato un momento di sconforto. Momento. Io non te lo potevo dire, aspettiamo 20 minuti invece che 20 secondi. Ci ha gettato tutti uno sconforto, 20 minuti. Neanche il collegamento Terra-Luna. A posto? Questa è una domanda. Benissimo, grazie. Grazie a tutti. Bene. Allora, Roberto Mazzoli a venire, il nuovo amico, quanti ragazzi negli oratori? Ci sono le domande? Circa 190. 190, noi abbiamo fatto una valutazione circa come numero di 40, come media, 40-50 ragazzi per oratorio. Quindi siamo a quei numeri molto molto elevati.
e chiaramente c'è anche un discorso che coinvolge con le famiglie, noi ci teniamo molto a questa sottolineatura. E poi c'è un discorso di qualità formativa, no? In fondo che cosa facciamo nell'oratorio? Formiamo, cerchiamo di formare attraverso la prassi, attraverso l'attività, attraverso interessi disparati. Quindi è un discorso quantitativo a cui non bisogna mai far mancare il discorso qualitativo, che per noi è importantissimo. È una preoccupazione che abbiamo, come è stato detto da tutti gli interventi, è la formazione degli educatori. Non mandiamo gente allo sbaraglio, ma ci occupiamo e preoccupiamo in maniera preventiva di dare loro una formazione a livello di contenuti, a livello di metodologie, di linguaggio, oltre che a livello sociosanitario, come ci ha ricordato anche puntualmente l'avvocato Longhi. Parlando dell'alta formazione e parlando del fatto che le Marche hanno la protezione di istituti teologici superiori, tra cui Pesaro è uno dei più importanti, potremmo pensare, vengo dietro a lei Longhi, potremmo pensare a dei voucher per la formazione degli insegnanti, come facciamo per la scuola Montessori, per esempio, e come facciamo per tante specifiche di alta formazione. Quindi questo potrebbe essere un discorso parallelo fatto con l'università teologica. Molto bene. O la Pontificia Lateranense. Beh, noi siamo aggregati alla Lateranense. Perfetto. Daniele Carotti, Alta Marche, chiede di ripetere il dato dei contributi, comunque poi la collega Pasquini manda il comunicato. Abbiamo 800.000 euro per il Covid. Abbiamo già dato 800.000 euro alle 13-14 diocesi marchigiane, 13 più San Marino. Quindi 800.000 euro che abbiamo già distribuito. Ecco, quindi l'abbiamo già distribuito a tutti sulla base di una progettazione specifica pervenuta da ogni singola diocesi che ha elencato i singoli oratori che intendeva poi finanziare utilizzando i fondi che noi nel frattempo avevamo trasferito alle diocesi. Quindi 800.000 euro, l'abbiamo dato ormai 20 giorni fa, sicuramente, e è stato il primo contributo. Poi, oltre a questi, che è un importante dato relativo alla ripresa e anche alla compatibilità degli oratori con la situazione particolare anche di tutela sanitaria, noi abbiamo mantenuto nella disponibilità finanziaria in fondi di bilancio per l'anno 2020 143.982, che in aggiunta agli 800.000 euro, insomma, danno per l'anno 2020 un importo importante. Nell'anno 2021 il bilancio è previsto 300.000 euro e nell'anno 22 150.000 euro. Per cui pensavamo da subito, fermo restando che poi il bilancio può anche modificarsi in ascesa, speriamo, e ogni volta che viene approvato, abbiamo questi 593.000 euro, 982 disponibili e impegnabili da subito, perché nel bilancio triennale possiamo impegnare anche le disponibilità finanziarie degli anni successivi. E lo vorremmo fare in accordo appunto con la conferenza episcopale, con l'osservatorio, poi con i vari responsabili di oratori, pastorale giovanile e così via, per fare un programma di attività che rispetti le indicazioni del protocollo e che preveda e mette in campo già da quest'anno interventi di formazione, insomma, di qualificazione, oltre che di sostegno agli oratori che già con gli 800.000 euro insomma, hanno avuto già una disponibilità importante. Queste sono le disponibilità certe su cui i prossimi giorni inizieremo a trattare con voi per predisporre una delibera che poi seguirà un impegno di spesa e poi l'individuazione del beneficiario. Quindi questa delibera che dicevamo. Questa successiva. Sì, noi abbiamo fatto la delibera che proprio. Sì, adesso successiva. Bisogna farlo il 6 agosto. Grazie. Il 5 agosto, vero?